Mercoledì 2 febbraio 2016, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. A causa di alcuni lavori di manutenzione lungo le gallerie della metropolitana verde, ATM ha disposto la chiusura di uno dei due binari alle stazioni di Loreto, Piola e Lambrate. A partire da stasera i treni transiteranno da queste fermate su un unico binario, dalle 21 fino a fine servizio, weekend esclusi. I passeggeri dovranno dunque prestare attenzione alla segnaletica presente in banchina per individuare il giusto binario e la corretta destinazione della metropolitana. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio si è recato in visita a Milano, precisamente a San Cristoforo, per incontrare il candidato alle primarie del centrosinistra Giuseppe Sala e discutere dell'attuale situazione degli ex scali ferroviari della città. Del Rio ritiene che una loro riqualificazione sia di importanza cruciale per il capoluogo lombardo e un'occasione unica per cambiarne il volto. Una sfida che la prossima amministrazione comunale dovrà affrontare in tempi possibilmente brevi. L'ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, ha annunciato alcuni dei provvedimenti per cui si impegnerebbe fin dai primissimi mesi di lavoro a Palazzo Marino se dovesse essere eletto sindaco di Milano. Oltre a, come abbiamo detto, la questione dei scali ferroviari, Sala si occuperebbe subito di San Vittore per liberare un'area importante all'interno di una zona centrale della città e per chiudere quello che Sala stesso ha definito un carcere dalle condizioni indegne. Vendere lo stadio di San Siro al Milano all'Inter e utilizzare il ricavato per riqualificare le periferie. Lo ha proposto Pierfrancesco Maiorino, assessore alle politiche sociali e candidato alle primarie del centrosinistra. Le cessioni, secondo quanto stimato, permetterebbero alla città di recuperare dai 60 agli 80 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati per la creazione di teatri, cinema e biblioteche nelle zone periferiche, sviluppando così nuovi luoghi di aggregazione anche nei quartieri più difficili. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, appuntamento a domani mattina con una nuova edizione di Good Morning Milano.